Il western italiano, come tutti i generi del cinema popolare, nasce in maniera ben precisa. Esiste sempre un autore, un artefice, che riesce in qualche modo a lanciare il filone. In questo caso, come tutti sapete, l'autore in questione è Sergio Leone, con il film Per un pugno di dollari. Film del 64 che nasce quasi per caso, contraddistinto da alcune tematiche fondamentali che estremizzano in qualche modo quelli che sono i temi classici del cinema western americano, la violenza, la crudeltà, il sadismo, ma anche una certa poesia, un certo lirismo, vengono portate all'estremo, sono tutte componenti che vengono portate all'estremo. Dura diverse stagioni, il western italiana, dura appunto dall'inizio del 64 fin verso la fine degli anni 70, con gli ultimi film crepuscolari se vogliamo, e in mezzo, nel 70, c'è la formula vincente del western parodia, vincente al botteghino sicuramente, con Trinità e con Enzo Barbone. Come spesso è accaduto all'interno del cinema popolare italiano, all'interno dei generi del cinema italiano, anche il western a un certo momento ha come una sorta di saturazione. Siamo nel 70, in realtà poi il western italiana arriva fino al 78 grosso modo, con gli ultimi esempi, però già da allora, già nel 70, si avverte una certa stanchezza, se vogliamo, ovvero sia c'è una sorta di autoinflazione, si producono decine, anzi centinaia di film western, il pubblico in qualche modo si è così stancato, tra virgolette, del genere. Forse c'è bisogno di una novità. Qual è la novità? La novità è un film, naturalmente, come sempre, è una idea nuova, originale. Enzo Barboni, direttore della fotografia, tra l'altro per Sergio Corbucci in diversi film, nonché regista in proprio di un western serio che si chiama Chuck Mull, l'uomo della vendetta, ha un'idea, scrive una storia molto particolare, si chiama Lo chiamavano Trinità, e decide di proporla a produttori, però questa non viene accettata così subito, anzi ha una serie di vicissitudini finché un produttore, Italo Zingarelli, decide di farlo. Da qui un fenomeno senza precedenti. È verissimo che non venne preso in considerazione praticamente da nessuno, alcuni con più tatto, altri anche in modo abbastanza sbrigativo. E mio padre mi raccontava sempre di un caso, una volta le sceneggiature non si scrivevano come si scrivono prevalentemente adesso l'americana, si scrivono l'italiana, che da una parte c'è il dialogo e dall'altra c'è la descrizione. Per cui andò da questo produttore, il quale senza neanche leggere un rigo fece, sfogliò praticamente la sceneggiatura e vedendo che la parte di descrizione era molto meno di quella riferita alle battute, disse: qua se parla troppo e se spara poco non farà lira. Ecco, questa qui era un po' il tipo di approccio che poteva esserci. Allora c'era il western sanguinario, quelli con i capelli calati sugli occhi, che sparavano, insomma tutto quello che sapete del vecchio tipo del western all'italiana. E rappresentava una rottura degli schemi in qualche modo questo. Per cui era diciamo, un esperimento che nessuno si sentì di fare. Salvo Zingarelli, che del resto è stato premiato da questo coraggio. Perché papà gli piacque, perché papà leggeva tutto quello che gli portavano, lo leggeva, e a lui, siccome c'è da dire una cosa fondamentale, Enzo Barboni era una persona
splendida, aveva un'ironia, penso, unica. E quindi lui è riuscito, probabilmente, io non l'ho mai letto questo soggetto iniziale, però probabilmente l'ha conquistato con questo, attraverso anche le righe di questo soggetto, questa sua ironia, di questo suo modo di, ma non prendere in giro, perché non è neanche prendere in giro Wessen, è proprio farli sotto un'altra veste. Poi papà è sempre stato uno pacifista, probabilmente è stato anche quello, che era un film senza i famosi morti, era un film diverso, e lui poi gli è sempre piaciuto, insomma, rischiare, nel senso vedere quello, sfidare, fare sfide. Probabilmente forse è stata una sfida che poi, devo dire, insomma, hanno vinto bene, molto bene. Primo film, prima occasione, appunto, che stiamo parlando di, lo chiamavano Trinità, ecco. Finché non voleva fare nessuno, perché filmetto piccolo, filmetto da girare sul set già pronti, insomma, da recupero, come si dice, credo, nel cinema. E quindi non c'era un grande interesse. Infatti, per molto tempo è stato nei cassetti dei produttori che se lo passavano, ma nessuno aveva la voce. Ma poi questo fatto che non ci fosse la violenza, che fosse un film quasi umoristico, oltre che con risvolti comici, dove i cazzotti non facevano sangue, dove sparatorie erano divertenti più che cattive veramente, si vede che spaventava un pochino, perché c'era il western di Leone, che era abbastanza sanguinolento, no, forte. Finché un produttore che era Italo Zingarelli ha avuto il coraggio, la voglia, ha capito probabilmente, era una persona intelligente, ha deciso di farlo. Forse non so con quanta fiducia nel prodotto, non so se immaginava, ma non credo, che potesse diventare un film così di grande successo. E allora io che lo conoscevo, avevo un po' di cose, dico, mi dai, fai fare questo film, dai, forza, siccome era un film così, senza. Ma sì, dai, forza, va bene, vai, facciamolo. Quella è stata l'occasione, cioè la porta che si è aperta su questa cosa. E gli sono sempre grato, ovviamente, di questa opportunità. C'è sempre un'opportunità, c'è sempre un treno che passa e bisogna salire sopra. E fu un Orient Express, un treno bellissimo. Beh, lui iniziò veramente dalla gavetta, cioè i primissimi passi furono nel genio fotografi. Lui andò in guerra in Russia, scambiando il posto con un commilitone cioè lui avrebbe dovuto andare in Africa, scambiò il posto con uno che doveva andare in Russia perché soffriva il caldo. Non fu una scelta straordinaria, perché poi in Russia sappiamo come andò. Però in quell'occasione cominciò il suo amore per la fotografia lo mise in pratica e cominciò a fare i reportage di guerra. Infatti, quando vedevamo insieme dei reportage dell'Istituto Luce della ritirata di Russia, mi diceva: questo l'ho girato io, questo l'ho girato io. Ogni tanto capitava quello. Poi, tornando in Italia, anche in virtù della sua grande proclività per le lingue, lui aveva imparato inglese con straordinaria rapidità. In un primissimo tempo aveva cominciato a lavorare con mio zio, che era un notissimo e famoso e valente direttore della fotografia, soprattutto del bianco e nero, Leonida, che era stato il direttore della fotografia preferito da Germi, e lui cominciò a fare l'assistente operatore nei film in cui mio zio era direttore della fotografia, e poi passò in macchina, e come operatore alla macchina ha fatto tantissime cose, lavorando con grandissimi registi. Weiler, Zinnemann, Kubrick, David Lean, insomma, gente di questa caratura. Il grande fenomeno, il grande successo di pubblico che arride a lo che chiamavano Trinità si deve naturalmente alla coppia Terence Hill, Bud Spencer, ossia Mario Girotti, Carlo Pedersoli. I due attori insieme avevano recitato in altri film western, seri, di Giuseppe Colizzi, Dio perdona io no, La collina degli stivali, 4 dell'Ave Maria, ma qui nasce la coppia veramente. Che succede di nuovo? Due elementi fondamentali. Uno è quello del film stesso, ossia che tutte le situazioni, le gag e le tematiche fondamentali del western italiano serio vengono riprese e estremizzate, ridicolizzate e virate verso il surreale. La coppia poi è l'altro elemento. La coppia funziona benissimo, si rivolge a grandi e bambini. E ovviamente questo è il segno del suo grande successo. Funziona perché sono tra di loro complementari,
il grosso Bud Spencer con lo smilzo di Terence Hill, uno più lento, pigro, riflessivo, l'altro sicuramente più scanzonato, divertente, divertito, astuto. Ecco, una coppia comica, in un certo qual modo, sicuramente si può definire tale, che ottiene un grande successo con Trinità, con il suo seguito, continuando a chiamarlo Trinità, e poi con tutta una serie di film di ambientazione contemporanea che dirigono per la regia di Kluger, Barboni e per altri registi. La scelta di Terence Hill Spencer penso che fosse stata, non vorrei dare la paternità a papà, ma penso di papà, perché quando arrivò Barboni nell'ufficio di papà gli portò questa sceneggiatura, che all'inizio la sceneggiatura era per un solo protagonista. E papà infatti gli disse, vabbè adesso vedo un attimo, gente, ho un appuntamento, e gli disse, passa tra un pochino. E lui ovviamente non aveva nessun appuntamento, si lesse immediatamente un po' questo soggetto, gli piacque molto, però poi dopo quando riparlò con Enzo gli disse, però forse sarebbe meglio trasformarlo in una coppia, e quindi nacque da così. Beh, la scelta di Bud Spencer non fu veramente una scelta. Mio padre portò, almeno a quello che so io, questa sceneggiatura a Zingarelli. Zingarelli aveva sotto contratto, era in rapporti con Terence Hill e Bud Spencer, che aveva fatto un film precedentemente. Stavano cercando una nuova storia. La storia che stavano analizzando non ricominciava. E mio padre proprio in quel momento portò a Zingarelli questa storia. Questo è un fatto bellissimo, che io trovo che rappresenti un po' la magia di Trinità, cioè il fatto che quasi un'alchimia, che in pochissimo tempo si è messa insieme questo gruppo, approfittando anche di tutta una serie di situazioni che si erano create, cioè che loro si trovavano lì, che quella sceneggiatura non andava bene, che Zingarelli era una persona con una grande capacità intuitiva, che era stato in grado di cogliere le possibilità che questa storia avrebbe potuto avere, e che mio padre aveva visto questo copione rifiutato poco prima da altri produttori, sarebbe bastato che perdesse un po' di tempo appresso quello precedente, non avrebbe mai incontrato Zingarelli libero e gli attori magari liberi, perché avrebbero scelto un'altra storia. Questo mio nuovo non l'ho mai picchiato prima. Il film Trinità mi chiamarono, non mi ricordo se mi chiamò un maestro d'armi o mi chiamò la produzione, o forse Valage, che era il produttore esecutivo. Dice, c'è stata a fare una cosetta così così, così. Domani verso 7 che stavano ai Parusi, veramente al teatro stavano. Dice, te faccio parlare con il regista. Allora il regista, oh ciao, perché siccome lo conoscevo da quando che lui era un bel direttore di fotografia, mi disse, dice, c'è da fare questo personaggio così così, vabbè, io lo faccio. Dice, te a cavallo non c'hai problemi, dopo via uno che fa l'attore e poi non c'hai problemi col cavallo, allora tanto vale che te prenda a te, perché io ho visto dei girati tui, mi sei piaciuto e sei perfetto per fare questa roba. Sono bravi ragazzi, sceriffo, gente onesta. Lavorano come bestie tutta la settimana. Sapete com'è? Oggi è stato giorno di paga e un bicchiere in più li ha messi di buon umore. Ma se gli agricoltori attaccano briga, non si tirano indietro. È volato qualche pugno, ecco tutto. Quindi, sceriffo, sarà bene che lasciate in pace me e i miei uomini. Beh, io nel mondo del cinema sono entrato facendo esattamente un esperimento iniziale. Volevo cambiare di mestiere, dall'elettricista ho voluto fare il cinema. Un mio amico mi ha proposto di fare l'acrobata dal cinema e mi sono gettato dentro. Io fui contattato da Giorgio Baldi, perché io stesso avevo presentato Giorgio Baldi alla produzione. Poi lui era un po' amico di Zingarelli, di Italo, e automaticamente Barboni non ebbe nessuna difficoltà a prendermi per darmi il ruolo. Il personaggio mi chiamavo Jeff, credo, non mi ricordo perfettamente, ma credo che sia Jeff.